Ciao ragazze, eccomi tornata qui a casa nuova, sono esattamente nel mio studio che ahimè, come potete notare, è ancora parecchio in disordine, non è per niente, è come lo vorrei, nel senso ci sono ancora un sacco di lavori da fare. Ho acquistato la scrivania perché alla fine ho deciso di tenere il computer qui momentaneamente, in quanto per registrare i video mi serve avere il computer perché praticamente sarò quasi tutto il giorno a casa da sola e mettermi a fuoco sarebbe stato davvero difficile. Quindi ho deciso di portare il computer qui finché non acquisto il computer portatile. Quindi al momento quello fisso resterà qui e sopra dove avevo pensato di mettere, di creare la zona appunto ufficio, resterà soltanto con il computer di ste per il momento. Quindi il mio fisso resterà qui. Metterò la scrivania qui che ho preso oggi da IKEA, magari se riesco la monto già oggi pomeriggio. Devo anche riordinare abbastanza questa stanza, in quanto guardate le mie spalle, c'è davvero un casino. Questa stanza nelle ultime settimane, o negli ultimi mesi ormai, è diventata in realtà la stanza, il ripostiglio dove mettevamo tutte le cose che erano in disordine per il resto della casa, quindi buttavamo tutto, tutto qui dentro e si è creato abbastanza caos. Quindi la mia idea di oggi è quella di andare a sistemare un po' tutto quanto. C'è anche questo piccolo alberello di Natale che voglio fare qui, quindi magari dopo lo facciamo insieme. Quindi adesso inizio a sistemare meglio tutto quanto, porto qui la scrivania, inizio a montarla, la posiziono, il computer ovviamente ancora non l'ho portato in quanto sto vivendo ancora con i miei genitori, e quando sarà tutto ultimato porterò ovviamente qua il computer, ma quella è l'ultima cosa. Sicuramente lo avrete notato che ho quest'occhio completamente rosso, specialmente nella parte interna, mi brucia un sacco, una leggera congiuntivite. So, Gioia, non grattare la porta, grazie. So che non avrei dovuto truccarmi, però l'ho fatto. Cosa sbagliata in realtà. Comunque, detto questo, sistemiamo tutto lo studio. Vi faccio vedere com'è attualmente questa stanza. Le cose che ho portato da casa mia, dalla mia camera, sono questa similibreria con alcuni oggetti decorativi che sono decisamente messi a casaccio, sono proprio messi lì tanto per. Ci sono queste due mensole che ho preso da IKEA tipo quest'estate e che ancora non abbiamo appeso, l'aspirapolvere. C'è il fiocco di neve che dovrei appendere fuori casa, ma ancora non ho avuto tempo di farlo, non so neanche se lo appenderò per questo Natale. L'alberello che facciamo dopo. Qui ci sono i miei softbox, che uno tra l'altro si è rotto, quindi devo sistemarlo. Tappeti vari messi lì a casaccio. Ho spostato la cassettiera da questa parte vicino alla toeletta, che come potete vedere non è disordinata di più. Qui ho portato all'interno di queste pochette, di questa e di questa borsina, ci sono tutti i gioielli che avevo a casa, quindi magari dopo insieme li vado a sistemare nella cabina armadio. Qua ho tutte le scatoline di Tiffany e qua invece ho messo tutti i gioielli che avevo organizzato e diviso bene a casa e che dovrò fare adesso. Anche qui ho messo proprio tutto buttato dentro così, quindi spero che non si sia rovinato niente. Ho deciso di spostare questa similibreria completamente contro il muro. Ho fatto il mio alberello. In realtà le luci non sono abbastanza perché ho soltanto un filo di stelline che si illuminano, però vabbè, lo lascio così. Ho messo un po' di addobbi bianchi, fiocchettini, palline, fiocchi di neve. È piccolino, ma secondo me è davvero delizioso. E qui sopra la luce vado a mettere, ho pensato di mettere l'appendiabiti che al momento è ancora completamente vuoto. È arrivato il momento di montare la scrivania che poi appunto andrò a mettere contro questa parete e la scrivania sarà rivolta verso la finestra e non contro il muro, giusto per non lasciare il centro della stanza completamente. Secondo giorno, come si può notare dal cambio di look, dall'orsetto rosso e specialmente dal mio occhio meno rosso rispetto a ieri, sono in cabina armadio perché voglio andare a sistemare, come vi dicevo ieri, tutti i miei gioielli.
qui. Nel frattempo, intanto mio papà sta iniziando a montare la scrivania. La cabina al momento si presenta così. Ci sono un po' di vestiti, quelli che ho portato, però niente di che. Ho portato giusto un po' di cappotti, questo poncho che utilizzo tantissimo a stare in casa perché tiene un sacco di caldo, giusto due vestiti. Poi ho portato un giubbino in pelle e tutti i miei pellicciotti e poi giusto una borsa qui. Poi in realtà ho portato, non mi ricordavo, ho portato anche quasi tutte le mie fasce per capelli e cuffiette e le ho disposte in questo modo, mentre invece tutti i gioielli che sono qui andrò a disporli e a sistemarli all'interno di questo ripiano. Credo che qua ci stia tutto perché è abbastanza grande, quindi sicuramente organizzerò per bene tutti i gioielli in modo che siano super pratici da scegliere la mattina o quando sono di fretta. Ok, direi che dobbiamo iniziare a togliere le cose poco per volta, perché ho messo proprio tutto, così ho buttato tutto dentro alla casaccio e probabilmente farò anche una selezione di tutti i gioielli, perché certe cose, come ad esempio questi girocolli gioiello che andavano diversi anni fa, adesso praticamente non li sto più indossando, non li sto più utilizzando perché li trovo troppo esagerati, e ne ho tantissimi perché una volta, anni fa, mi piacevano un sacco e continuavo a comprarle. Cioè adoravo ad esempio questa, cioè mi piaceva tantissimo, adesso invece non le sto più mettendo. Comunque togliamo tutto e poi andiamo a selezionare per bene, anzi facciamo così che faccio prima. Aiuto, che casino. Qui invece ci sono tutti i miei sacchettini e le scatoline di Tiffany perché mi piacciono e quindi ho fatto praticamente la collezione, non le ho mai buttate. Ho preparato anche tutti gli orologi, sapete che ne ho davvero davvero parecchi, che voglio andare a mettere insieme a tutti i gioielli, quindi dopo li sistemo belli in ordine anche quelli. E alla mia collezione di orologi si va ad aggiungere anche l'orologio che è contenuto all'interno di questo cofanetto, che in realtà vi ho già fatto vedere su YouTube in uno dei video precedenti, però ancora non avevo tolto dalla confezione perché non volevo rovinarlo, visto che ancora non l'ho utilizzato, volevo proprio aspettare il Natale perché l'ho pensato come mio regalo per Natale. Non l'ho ancora insomma quindi indossato, però adesso che vado a sistemare tutto vado ad aggiungere anche lui. Tra tutti gli orologi che possiedo non ne avevo neanche uno bianco con il cinturino bianco e quindi ho scelto questo modello tutto completamente bianco, quadrante bianco, cinturino bianco. Adoro gli orologi di Daniel Wellington, lo sapete, ne ho davvero parecchi perché mi piace proprio cambiare gli orologi. E in questo caso non ho ricevuto da loro soltanto un orologio ma anche il bracciale, perché si tratta proprio di un cofanetto che contiene l'orologio e un gioiello. In questo caso io ho scelto la versione oro rosa con la scritta Daniel Wellington, però sul loro sito potete trovare tantissimi cofanetti sia per uomo che per donna. Vi lascio il link qua sotto nell'info box se volete andare a curiosare o magari anche fare qualche acquisto proprio per le feste, per il Natale, da regalare al vostro fidanzato, alla vostra amica, alla vostra mamma. Ci sono davvero tantissimi modelli. Io ho scelto questo cofanetto che contiene appunto l'orologio e il bracciale, però se non ricordo male ci sono anche cofanetti che contengono l'orologio e il cinturino intercambiabile, quindi è praticamente come regalare due orologi. Ogni anno vi propongo sempre di regalare per Natale un cofanetto di questo tipo perché secondo me questa è davvero un'ottima idea regalo. Vi lascio qua sotto il mio codice sconto che se non ricordo male dovrebbe essere già da fra, però verificate nell'info box perché non vorrei sbagliarmi, però dovrebbe essere già da fra, che vi dà diritto al 15% di sconto su qualsiasi modello di orologio o di cofanetto che scegliete. E quindi se volete approfittare di questo codice sconto, visto che siamo sotto le feste, quindi ci sono tanti regali da fare, potete approfittarne, insomma trovate il mio codice sconto qui sotto da poter utilizzare per regalare l'orologio al vostro fidanzato, al vostro amico, insomma a chi volete. Detto questo, iniziamo a sistemare per bene tutti i gioielli perché sono davvero tanti, ci metterò un'infinità come sempre, perché poi io sono precisina, quindi dovrei essere tutto perfetto. Passate
passate diverse ore dall'ultima clip che avete visto. Nel frattempo sono andata a fare altre cose. Dopo vi faccio vedere bene come ho sistemato tutti i gioielli, gli orologi. Vi ho portato anche alcuni occhiali da sole che avevo, perché in realtà mi è avanzato parecchio spazio, non pensavo, ma mi è avanzato spazio, quindi sono andata a mettere anche quelli. Poi aggiungerò sicuramente altre cose. Mio papà ha finito di montare la scrivania, quindi dopo vi faccio vedere anche il mio studio. Per lo studio, tempo fa, un mesetto fa credo, ho acquistato da Ikea il tappeto rosa, che appunto volevo tenere nello studio sotto la scrivania, quindi sotto la mia postazione video. Però messo così non mi convince, perché il tappeto è praticamente messo contro al muro. Sarebbe perfetto in realtà messo al centro della stanza, ma non sta bene con la disposizione dei mobili. Io ho la necessità di tenere la scrivania messa non contro la parete, ma in centro allo studio, alla stanza. Comunque dopo vi faccio vedere, così riuscite a capire meglio, e magari potete darmi anche qualche consiglio qua sotto nei commenti. Fatemi sapere secondo voi se il tappeto sta bene come ho pensato di metterlo, però ripeto, non mi convince, o se magari sta meglio posizionato qui nella cabina armadio, che in realtà come misure nella cabina armadio è praticamente perfetto e potrebbe essere anche utile, perché è comodo magari cambiarsi con un tappeto sotto. Però in realtà l'avevo preso per lo studio e vabbè, adesso vediamo, fatemi sapere voi qua sotto cosa mi consigliate. Comunque adesso vi faccio vedere come ho posizionato tutti i gioielli e poi passiamo allo studio. Parto facendovi vedere questo primo ripiano. Qua ho sistemato tutte le collane, qui in fondo ho messo tutte le collane gioielli, ne ho scartate soltanto un paio. Comunque le ho messe in fondo perché in realtà le utilizzo poco. Poi ho messo i choker, alcuni sono di Stradivarius, ma la maggior parte sono di Primark, quindi li ho messi tutti qui. Qua ho messo due bracciali a maglia grossa in acciaio, altri braccialettini qui, la catenina con il mio nome, che in realtà non indosso quasi mai, però mi piace molto. I bracciali di Daniel Wellington. Qua ci sono, ho messo alcuni anelli, che anche questi in realtà non utilizzo praticamente mai, gli orecchini con le perle. Qui ho messo altri choker che sono ancora confezionati, un altro girocollo, i bracciali con le conchiglie cavigliere che ho usato tantissimo quest'estate, un braccialetto di Tiffany e un'altra catenina. Devo dire che mi piace un sacco il risultato finale, trovo tutto super ordinato, bello in ordine. Prima era tutto un po' ingarbugliato, ora invece è completamente perfetto. Non so quanto durerà così, però se sono brava probabilmente resterà sempre bello in ordine. Poi passiamo a quest'altro ripiano più piccolino. Qui alla fine ho deciso di mettere tutti gli orologi. Ne ho messi due per fila, diciamo. Qua c'è il cinturino di ricambio per l'orologio di Stem a righe bianco e blu. Secondo me questo è perfetto per l'estate, quindi l'ho messo qui. Poi qui ci sono tutti i miei sacchettini di Tiffany con all'interno i gioielli, e qui ho messo le scatoline. E anche questo ripiano, una volta poi chiuso, mi piace molto, proprio perché si vede tutto quello che è contenuto all'interno, e quando è bello ordinato è sicuramente molto carino da vedere. E poi l'ultimo ripiano che sono andata a riempire non completamente è questo. Come faccio vedere prima, qua ci sono tutte le cuffiette e qua ho messo gli occhiali da sole. Questo spazio è sicuramente perfetto per mettere le cinture, però io non le porto mai, non ne ho neanche una, quindi al momento è vuoto, non so cosa metterò. Qua volendo si possono mettere altri anelli, orecchini, perché è proprio perfetto per inserire tutti gli anellini, gli orecchini in questi spazi, o volendo anche le collane belle ordinate. Questo è il tappeto che vi dicevo. E così è il risultato all'interno della cabina armadio. Il mio lato da questa parte, quello di Ste è ancora completamente vuoto. E secondo me qua come misure è perfetto e sicuramente anche molto molto comodo. Piace tanto anche a Gioia questo tappeto. E quindi questa è la prima opzione. Fatemi sapere secondo voi qui ci sta bene. E questa invece è la scrivania che abbiamo, cioè che ha montato mio papà oggi pomeriggio. Vista così in realtà non dice niente, perché non c'è praticamente niente appeso al muro, manca la sedia, manca il computer, manca tutto. Comunque sicuramente la scrivania resterà posizionata così al centro della stanza. Qui ho messo il mio alberello di Natale e l'appendiabiti con questo tappeto rosa sotto. E di qua invece c'è la mia postazione make up, che adoro, cioè mi piace davvero tantissimo.
E poi qui la cassettiera, questa è abbastanza completa, diciamo, perché ci sono i quadri, il profumo e una lampada che ho preso da Maison du Monde e che mi piace tantissimo. Adoro questo dettaglio con le foglioline dorate, davvero amo le lampade di Maison du Monde, sono davvero secondo me graziose, stupende. E questo è quanto. Però qui il mio dubbio qui qual è? Se mettere, se lasciare così, quindi è senza tappeto, oppure se mettere il tappeto contro al muro sotto la scrivania, proprio in questo angolo. Adesso lo porto di qua e vi faccio vedere. E questo è il risultato con il tappeto. Se metto il tappeto in verticale, la scrivania metà è sopra il tappeto e metà sopra il pavimento, quindi sta proprio male. Questa è la soluzione migliore, quella che ci sta meglio rispetto a tutte quelle che ho già provato. Però sono sincera, neanche così mi convince al 100%. Ho pensato altrimenti di mettere il tappeto sotto la vanity table, quindi sotto la mia postazione make up, però non so perché così sinceramente è tutto così bello ordinato, mi piaceva. Fatemi sapere se secondo voi ci può stare. Ripeto, manca ancora praticamente tutto perché non c'è la sedia, non c'è il computer, voglio appendere dei quadri, dei poster qui, voglio mettere delle mensoline e magari poi cambierà aspetto. Però non so, secondo voi il tappeto messo così nella stanza ci sta bene oppure no? Questi sono stati tutti i cambiamenti che ci sono stati nel mio studio e in cabina armadio. Mettete un pollice in su se il video vi è piaciuto, così continuerò a registrare video aggiornamenti dedicati alla casa. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!